Il testo del Magnificat che abbiamo appena accolto nel cuore diventa un po' l'epicentro, ecco, di tutto quello che è Maria, così come nella storia della salvezza e nei passi essenziali del Vangelo che ci donano la sua testimonianza. Questo testo lo voglio nel Magnificat lasciare illuminare anche dai riferimenti mariani, appunto, che ci vengono dalla scrittura. E allora la prima sottolineatura che vorrei fare di Maria, la piena di grazia. L'angelo Gabriele, entrando da lei, disse: ti saluto, o piena di grazia. È lei la piena di grazia? È questo il suo nome più bello, nome col quale Dio stesso l'ha chiamata sin dall'eternità, nome che è pigno di sicura speranza per tutte le generazioni. Piena di grazia, nome della madre tenera e premurosa per ogni uomo, per ciascuno di noi. Ecco questo nome bello per voi di Pontremoli e per la vostra Chiesa, di Madonna del Popolo, Madre provvida e misericordiosa per il mondo intero, però ci riconduce a questa madre tenera, piena di grazia. La Madonna del Popolo da sempre, quindi, madre tenera e premurosa per gli abitanti di questa città e del suo territorio. So che domani il popolo esprime tutto questo e queste radici di fede del nostro popolo, che si esprime nell'affetto verso Maria, la devozione mariana, io credo che sono radici che devono dare anche a noi presbiteri personalmente, ma anche mentre guidiamo verso il Signore il nostro popolo, ecco, ancorarci sempre più noi e la nostra comunità, le nostre comunità, a queste radici che vengono appunto da lontano e che generazioni e generazioni hanno coltivato. Quindi la Madonna del Popolo continua a diffondere su ogni uomo di buona volontà, ecco la sfida, un autentico spirito evangelico. Perché Maria essenzialmente è questo che ci ha testimoniato e donato. Quindi animi, orienti i nostri modi di pensare, di vivere, la nostra cultura in senso cristiano. Quindi madre e vicine custode, continua ad essere provvida e misericordiosa per il mondo intero, perché del rispetto dell'umana dignità e del ripudio di ogni forma di violenza e sfruttamento vengono poste basi sante per quella che tutti auspichiamo, con una frase un po' fatta ma profonda, civiltà dell'amore. Maria piena di grazia ci vedi a questo grande dono dal Figlio suo, da Dio Padre del Figlio. Ecco, sta a noi continuare come presbiteri a far tesoro di questa grazia che lei è mediatrice per noi, ma che diventa spirito di nuova civiltà e nuovo annuncio del Vangelo tra le nostre genti. Poi la piena di grazia, vorrei sottolineare poi un secondo aspetto, la madre, e faccio un riferimento nel contesto del Magnificat, qui tornerò poi, la madre, un richiamo essenziale a Cana. Ci fu una sposalizia a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. La presenza materna di Maria, documentata dal Vangelo, è una presenza silenziosa. Noi sappiamo, dall'eccomi profondo del Magnificat che denizia la maternità del Figlio di Dio, la sua voce risuona materna e autorevole alle nozze di Cana. Non hanno più vino, non hanno più gioia, noi sappiamo tutti questo, il significato del vino, della gioia, della Bibbia, ma il vino è così simbolo della fede, dell'entusiasmo, della creatività, della passione che vengono a mancare. Lo sottolineo per noi presbiteri, simbolo della fede, dell'entusiasmo, della creatività,
della passione che vengono a mancare, possono venire a mancare. Non hanno più vino, esperienza che più o meno tutti abbiamo fatto, quando stanchezza, monotonia della vita e soprattutto le prove impreviste, anche su noi presbiteri, possono prendere il sopravvento. Non ci meravigliamo, ma ecco il punto di svolta del racconto evangelico che tutti noi conosciamo. Maria, la madre attenta, sapiente, della sapienza del Magnificat, indica la strada. Questa mattina la indica ancora a me, a noi vescovi, insieme a voi presbiteri, in particolare al popolo di Dio. Ma restiamo nei presbiteri. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Fate quello che vi dirà. Io credo che abbiamo bisogno, noi tutti, noi presbiteri, insisto, abbiamo bisogno di ritornare a questi richiami essenziali. Fate quello che vi dirà, che non sia una frase fatta, che in qualche modo ci risuona sulle orecchie anche questa mattina. No, fate, è un imperativo autorevole, quello di Maria. Fate quello che vi dirà il Signore. Ed ecco il seguito della vita credente, cioè fate le sue parole, fate il suo Vangelo, rendete lo gesto corpo, sangue e carne, unite il dire e il fare, Vangelo e vita camminino insieme. Carissimi fratelli presbiteri, sì, io credo che qui, questa mattina, molto fraternamente, però ce lo ridiciamo questo, e se non vogliamo essere poi degli uomini che la vita ci è corsa, abbiamo forse fatto tanto ma perso l'essenziale, perché l'essenziale, tutti sentiamo bisogno di andare all'essenziale. Fate quello che vi dirà. Riprendiamo da qui il nostro percorso di vita, di discepoli, di ministri della grazia del Signore. Vorrei, terzo aspetto, la piena di grazia, la madre, la donna dell'ascolto, e siamo nel Magnificat in pieno, al centro di questa grande testimonianza di fede, di lode. Eccomi, avvenga di me quello che hai detto. Maria, donna dell'eccomi, donna dell'ascolto della parola di Dio, passa a noi. Noi discepoli di Gesù dell'oggi, il testimone dell'ascolto, solo un ascolto aperto e fedele di Gesù, Vangelo di Dio, genera la fede, genera la gioia della vita. La festa di Maria Vergine per la vostra Chiesa, e questo è il mio augurio, ancora un'occasione preziosa che ci è data per essere e crescere come uomini e donne dell'ascolto. Quindi dico anzitutto a me, ma a voi, ascolta e medita la parola per incontrare la volontà di Dio e confrontala con il tuo progetto di vita. È un continuo questo. Se ci scivola, se mi scivola ogni giorno sulla testa la parola di Dio, in fondo inganno me stesso, perdo tempo. Invece ascolta la parola per incontrare la volontà di Dio, per conoscerla e amarla. Io credo che noi preti abbiamo una grande sfida davanti, che vorrei riassumere in un augurio che per me è stato programmatico nella mia vita. Quando 20 anni fa, ormai al momento della mia nomina episcopale, l'abate Calati, che voi avete conosciuto, di Camaldoli, mi riconosceva sin da ragazzo, perché andavo Arezzo, Cortona, salivo su per confessarmi, per farmi imparare nei momenti di difficoltà anche vocazionale, quindi mi conosceva bene. E ricordo che mi fece questa augurio essenziale: Italo, ricordati di essere un vescovo cristiano. Non vorrei lasciare, perché per me, quando faccio l'esame di coscienza la sera, nei vari momenti snodi della vita, dico: ma tu sei un cristiano? Oggi sei stato un vescovo cristiano. È bellissimo quello che sembrava una battuta, questo sta per essere ordinato vescovo, e quello dice di essere cristiano.
È profondissimo questo augurio. Questo augurio fatto a me lo lascio a voi, alla luce appunto della testimonianza di Maria, del discepolato, di questa madre e pietà di grazia, madre, donna dell'ascolto. E vorrei, se permettete, avevo chiesto a te Giovanni, ma è un'omelia, bisogna fare breve, ho detto, ma dai, è un momento così col presbiterio, quindi mi permetta ancora sull'onda di questo augurio che riassumeva un po' quanto è nel cuore della testimonianza di Maria come indicazione pratica di vita, però vorrei dirvi delle cose in sintonia, come Maria da Nazareth, sorella a piedi della croce, discepola del Signore. Io vorrei dirvi delle cose che a me stanno a cuore profondamente anche per il mio presbiterio e punti sui quali insisto, e soprattutto nella formazione dei preti giovani, ma che ritengo importanti, ecco, per noi, in sintesi, per un presbitero, sul fondamento di una spiritualità mariana. Allora, dico questo, primo, riguardo alla comunione ecclesiale, quanto mi fa paura questa parola, come altre che in sintesi no, perché ce l'abbiamo pieni i libri, gli articoli, le nostre meditazioni, riflessioni, è una parola grande, bella però. Però io ripropongo riguardo alla vita, la partecipazione alla vita della Chiesa, alla comunità ecclesiale, nella Chiesa, nella vostra Chiesa. Dico a un prete con un interrogativo, a ogni prete, ma che prete è il presbitero? Che appena prete e su, perché lo rischiamo tutti sempre, che prete è il presbitero che mette su bottega in proprio, si ritiene autosufficiente e autoreferenziale? Non commento, però lo sento forte questo. Riguardo alla comunione ecclesiale questo, riguardo al magistero, io dico, non dare continuità inconsapevolmente all'eresia già stigmatizzata dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, che per analogia traduco così nel nostro rapporto col magistero pontificio, nella successione apostolica, con quel filo d'oro sottile permanente che è l'opera dello Spirito Santo. Io dico, nessun prete dica: io sono di Papa Benedetto, io sono di Papa Francesco, e c'è tutto quello che non è possibile. Riguardo al magistero, avere queste visioni distorte, piccole, piccole. Poi, comunione ecclesiale, magistero, riguardo al presbiterio. Io dico questo, perché su questi punti ci credo profondamente. Riguardo al presbiterio dico il sacramento dell'ordine, faccio gli auguri a quelli che sono stati ordinati in questi giorni, anch'io l'ho ordinato presbitero ieri l'altro, il sacramento dell'ordine ci fa fratelli di sangue, presbiterio, sto parlando di presbiterio, ci fa fratelli di sangue, il sangue di Cristo, nell'unica famiglia, la Chiesa, in quella storica porzione che è di Chiesa, che è la Chiesa locale, voi la Chiesa di Massa Carrara con Trevoli, fratelli di sangue. E riguardo alla fraternità presbiterale dico quanto a voi noto, la fraternità presbiterale, su quanto appena detto, non è un fatto solo sociologico, ma è un fatto sacramentale. Il nostro DNA presbiterale è la fraternità sacramentale. L'abbraccio di pace che appunto anche all'ordinazione in questi giorni ci siamo scambiati, vescovo, novello presbitero, con fratelli, è il segno visibile di un nuovo stato di famiglia, la tua, mia e vostra famiglia. La vostra famiglia è il presbiterio di Massa Carrara Pontremoli. Ecco, vedete questi passaggi essenziali su parole note: comunione ecclesiale, magistero, presbiterio, fraternità presbiterale. Ecco, io personalmente credo che nella spiritualità mariana sono poi
una concretizzazione ai nostri tempi, in questi nostri giorni belli, punti fermi sui quali noi non possiamo, secondo me, transigere. Quando io vado a confessarmi, questi punti sono anche esami di coscienza per me, se no che peccati fanno questo? Tanti. Ma su questi punti ognuno di noi trova la grazia, va a cercare grazia di Dio. E vorrei concludere con un'espressione del servo di Dio Bartoletti, che anch'io ho conosciuto, è stato mio predecessore a Lucca. Lui diceva, 40 anni fa, se il Signore, visto, dico questo per concludere, perché siamo di fronte non a un'epoca di cambiamenti, ma a un cambiamento d'epoca che è ben diverso, non siamo di fronte, come qualche anno fa, naturali, no? Cambiamenti di epoca, no, c'è un cambiamento d'epoca, viviamo con tutte quelle tensioni interiori, esteriori, eccetera, difficoltà a leggere quello che viviamo. Lui diceva, e vi lascio questo criterio per leggere questo cambiamento d'epoca, lui diceva, se il Signore ci chiama a vivere questi tempi difficili, 40 anni fa, se il Signore ci chiama a vivere questi tempi difficili, è segno che ci vuole bene.